C'è questa sensazione un po' di stallo, perché sembrerebbe d'accordo che il candidato dovesse essere espressione, deve essere espressione di Fratelli d'Italia, quindi siamo tutti in attesa, anzi anch'io, insomma, come esponente di Forza Italia, come il mio partito, come la stessa Lega e tutti gli alleati, le liste civiche, insomma stiamo, come dire, aspettando oramai da qualche giorno che, insomma, ci sia l'ufficializzazione. Noi, insomma, auspichiamo che ci sia l'ufficializzazione del nuovo presidente, del nostro candidato presidente, che chiaramente noi ci auguriamo che sarà il prossimo presidente della regione Abruzzo. Riteniamo che sia molto importante, c'è una situazione di stallo in tutta la regione, non si governa più, chiaramente non c'è più il presidente, la giunta è in ordinaria amministrazione e i cittadini abruzzesi vogliono delle risposte immediate. Ecco, la sua candidatura alla regione è espressione del territorio adriano, ma non solo, però nel territorio adriano, sempre all'interno dell'ambito del centrodestra, sono arrivate altre due candidature. Ecco, come la vede? Ma niente di strano, ci mancherebbe altro, è giusto che chi abbia aspirazioni, insomma, politiche, abbia aspirazioni di amministrazione, si voglia mettere in gioco, debba candidarsi. È inevitabile che in ogni città ci siano più candidature e credo che la Valfino e Atri soprattutto, ma anche le terre del Cerrano, abbiano bisogno di un rappresentante in regione. Sono circa 25 anni che la città di Atri non è rappresentata all'emiciclo all'Aquila, la stessa situazione vale per la Valfino, dove dai tempi di Salini, come per noi dai tempi di Mattucci e Giuliano Giuliani, non abbiamo più avuto rappresentanti in regione. Credo che questo territorio meriti una rappresentanza migliore di quella che ha avuto negli ultimi 5 anni, e non me ne voglia qualcuno che è stato in regione di città vicina ad Atri, ma insomma, se, come è successo ultimamente con la cultura, con il winter, insomma con la promozione culturale invernale in questo caso della regione Abruzzo, che doveva servire soprattutto per dare una mano alle zone interne e alle zone terremotate, alle zone che hanno subito, insomma, la grande nevicata del 2017, e poi i soldi vengono spesi, insomma, in zone che nulla hanno a che vedere con il terremoto, con il cratere, con il maltempo e con l'interno, evidentemente la politica soprattutto culturale, ma non solo, di questa regione va completamente rivista. Io credo che sia giunto il momento di cambiare, ho messo la mia persona a disposizione.